Bella raga, devo fare questo video perché ieri sera è successo di tutto, ecco, l'avete già visto. E ieri sera sono messo a giocare a FIFA Volta, così un po' a caso, visto che non ci gioca nessuno. E faccio, boh, giochiamo a FIFA Volta. Praticamente che succede? Allora, gioco contro il Bayern Monaco. E non è normale, su FIFA Volta. Gioco contro un gigante che si chiama Zero. Sotto se leggete il nome è Zero e non credo che sia normale che un personaggio si chiami Zero. E come non credo neanche sia normale che un personaggio sia alto all'incirca, non lo so, 2-3 metri, non lo so. Era tutto abbastanza giocabile, non ho trovato altri problemi. C'è soltanto un bug grafico in realtà, più di uno. Però è così curioso che francamente se mi sapete dire come è successo, sono più che felice di rivederlo in realtà, perché è stato troppo divertente. Un altro errore è che non mostra il nome del marcatore. Ecco, ho fatto un gol. Credo di averlo distratto mettendomi, cioè, avete capito, insomma, l'ho distratto la mano sopra la spalla, ovviamente slegandosi tutta. Altro errore subito dopo, quindi è successo tutto veramente nell'arco di 5-6 minuti. Vado a personalizzare un po' la mia squadra, che in realtà è l'unico mo motivo per cui giocare a volta può avere un senso, ovvero tutti i vestiti un po' fighetti. Boh, vado per personalizzare, non trovo niente di strano, niente di particolare, vado su tatuaggi e trovo invece un tatuaggio molto figo, vedo come sta. Sta bene, però dico, boh, è un po' sprecato su un personaggio secondario, lo uso il mio personaggio principale. Faccio cambio a giocatore, ci metto ovviamente più del dovuto, anche qua non capisco come mai, tempo d'attesa lunghissimo. Vado sul mio personaggio, che ovviamente è più figo, e secondo voi cosa potrebbe mai succedere? Ovviamente non mi mostra alcuna opzione, cioè mi mostra soltanto le opzioni che già indosso. Quindi raga non lo so, cioè se sapete dirmi come è successo, cosa è successo e se è replicabile in maniera volontaria sarei felice perché, boh, francamente mi sono divertito troppo, più divertente così che il gioco reale, quindi bello a tutti, non credo che ci rivedremo mai più, vado a tagliarmi, ciao!